Benvenuto nell'allenamento veloce, i video che ti insegnano War Ventures in un batter d'occhio. Oggi impariamo l'invito botta risposta. Se non hai guardato il video e le basi dell'invito, fallo ora. Ti fornisce le basi per questo allenamento veloce. L'invito per messaggio è eccezionale perché rimuove il timore dell'invito e ti lascia il tempo di pensare alla risposta senza essere sotto pressione. Inoltre, non cadrai nella trappola del rispondere alle domande che non sei ancora in grado di gestire. Per prendere un appuntamento in qualsiasi momento, usa l'invito botta e risposta. È facilissimo perché ha solo due passaggi. Nel primo passaggio scrivi al tuo amico o alla tua amica: ti va di puntini puntini questa settimana? Nei puntini puntini scrivi quello che abitualmente fai con la persona, tipo bere un caffè, un tè, colazione, pranzo, cena, aperitivo, eccetera. Se la risposta è sì, vai al passaggio successivo. Se la risposta è no, rispondi ok, alla prossima. Ricordati, dovunque inviti, assicurati di poter gestire la conversazione in un ambiente tranquillo e che ti permetta di presentare con concentrazione e senza distrazioni. Un locale molto frequentato di sabato sera forse non è il luogo più indicato. Passaggio numero 2, conferma orario e luogo. Molto spesso il tuo amico o la tua amica suggeriscono già il giorno e l'ora. Se per esempio hai scritto ci beviamo un caffè questa settimana, potrebbe aver risposto ok, facciamo giovedì pomeriggio. Ma se risponde solo sì e non indica l'orario, suggeriscine tu uno. Per esempio, ok, al bar in piazza alle 5:30 di giovedì. In alcuni rari casi il tuo amico o la tua amica chiederanno informazioni aggiuntive. Rispondi semplicemente dicendo troppo lungo da scrivere, ci vediamo giovedì alle 5:30. Ricordati, è l'invito botta e risposta, sono solo due passaggi, non tre, non cinque, non 18 passaggi. Lo scopo è solo prendere l'appuntamento. Ci occuperemo di tutto il resto quando ci incontriamo di persona, con l'impostazione a tre passaggi, seguita dalla presentazione completa. Quindi prendi subito la tua lista nomi e comincia ad invitare con l'invito botta e risposta. Редактор